Salve a tutti ragazzi, sono Procione e bentornati su Nier Automata. Ragazzi, ci troviamo qui su una nave. Questa dovrebbe essere la nostra stanza, ma non ci possiamo entrare, credo. Va bene, nell'ultimo episodio siamo esplosi letteralmente. E adesso ci hanno riparato e dobbiamo ritrovarci con Noves, che è il nostro alleato che ci ha assistito nell'ultima So, missione. mission complete and all that, huh? Ecco, The infatti, Alliance were missione wiped down and compiuta. we secured a route into enemy territory. 9S. Yeah? Thank you for uploading my data to the bunker. I did that? There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I Quindi probably non è only had stato enough time to lui. back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. Quindi I non see. siamo gli stessi che hanno fatto la missione, Glory ma to mankind. siamo degli altri androidi, però con gli stessi Glory ricordi. Bello to sto fatto. mankind. Gloria all'umanità, perché? Well, baby, 5012 the dopo year mankind's Cristo. glorious history came to La a gloriosa sudden storia and dell'umanità abrupt giunse alla end. fine, When the world was improvvisa e invaded by inaspettata. Il aliens from beyond the mondo è stars, stato invaso dagli the aliens alieni. unleashed a new breed of weapon, machine life forms that all but annihilated human Iniziarono civilization. l'intera civiltà umana. The handful of survivors that remained Girono dalla alive Terra e on Earth cercarono took rifugio sulla refuge Luna. on the moon. Figo. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still Non haven't siamo ancora managed to riusciti a repel the schiacciare gli invaders. invasori. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind! Glory to mankind! Glory to mankind. Morning. Ah, qui è quando ci siamo risvegliati, forse dopo che ci siamo autodistrutti. Molto probabilmente. 9S. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. Sono in tensione. That means I'll be performing regular checks on you from now on. Ok, I see. quindi Oh, don't worry. We 9S siamo il models are top di the... gamma. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. What is it, ma'am? Stop calling me Smetti ma'am. di chiamarmi Huh? signore di nuovo. There's no need to be so formal. All right. Va Oh, I bene. almost forgot. Mi The commander was calling dimenticavo. for you. Comandante Let ci me see sta what's up, ma'am. cercando. To be. Andiamo dal comandante. Ma che cos'è qua? Acquista e vendi. Proviamo ad acquistare qualcosa. Praticamente dobbiamo sbloccare anche le funzioni base con questi chip, diciamo, con questi pezzi da aggiungere al nostro corpo. Ma io ne posso comprare uno solo. E direi di comprare nelle aree dove puoi pescare. Perché un robot dovrebbe pescare? Vabbè, dai, prendiamo. Zona pesca, compra, sì. Vabbè, fammi andare. Andiamo dal capitano. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Ok. Si salva qui, quindi? Sì, salvataggio veloce. Siamo messaggi per controllare la posta in arrivo. Allora, va bene. Qui è per i messaggi. Il comandante sta qui? Penso di sì. Sì, esattamente. Qui c'è altra gente.
E voi, non starmi addosso. Vaffanculo, qui c'è una cesta. Recupero M, buono. Di qua non c'è un'altra cesta? No. Vabbè, andiamo all'obiettivo. Comandante! Completata la manutenzione? Sì. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. La prossima volta cerca di esserne più cauta. Va bene. But I have another mission for you. Una missione. Rendezvous with the resistance and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. Va bene. Come vado sulla Terra? Vabbè, questi non dicono niente alla fine. E questo è il robottone di prima, della missione scorsa. E quanto è bello ora. La madonna. Adesso siamo solo io e Noves. Ti saliranno delle nuove armi. Cosa? Va bene. Traffico di missili. Che figata! Aspetta, ogni quanto posso rifarlo? Ah, ecco, non posso rifarlo più. Allora, se notate, la Terra è tutta distrutta, perché prima in un video ce l'ha spiegato. Praticamente la Terra è stata attaccata da degli alieni e l'umanità si è rifugiata sulla Luna. Quindi probabilmente è tutto abbandonato, tutto rotto, tutto inglobato dalla natura. E noi siamo degli androidi creati apposta per riprenderci la Terra. Sta roba si rompe? No. Ma c'è... Non posso aprirla, perché? Ma vaffanculo. Ah, qui... vabbè. Che cazzo succede? Mamma mia. Rovine città. Di una città a caso, proprio. Target location acquired. Marking on map. Proposal. Nuovo trofeo. Vabbè, c'ho la minimap e mi indica dove è l'obiettivo. Ah, qua dentro non c'è niente, che schifo. Degli animali. Ma non si fa niente. Lo posso esaminare? Ottieni alce. Cosa? Un alce intero? Non capisco. Che cazzo sono sicuro? Ah, i nemici sono qua. Livello 5. Perché stavamo attaccando sta cabina? Formazioni sulla mappa. Ah, è una cabina del salvataggio, tipo. Vabbè, bello. Data, huh? According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. Vabbè. It's pretty weird. Cioè, sembra quasi un open world. Perché non è un corridoio dritto fino all'obiettivo come la missione scorsa. Però non c'ho tutta sta voglia di esplorare, ragazzi. Zelda ti fa passare la voglia di esplorare perché è troppo dispersivo. Cioè, specifichiamo, ti fa passare la voglia di esplorare negli altri giochi. Esplorare in Zelda è una cosa bellissima. Ah, ma non sono ostili queste cose. Inizia a pescare. Ah, il gioco mi dice, siccome c'è il modulo, dov'è che posso pescare? Però non sto capendo parecchio.
Ah, con cerchio, devi premere, tenere premuto cerchio. X lancia. Non ho idea di cosa che debba bloccare. Cosa ho preso? Una... pesce assassino meccanico. Cosa? Vai che sta boccando, vai che sta boccando. Vieni qua, che cazzo è sto coso? Una palla d'oro. Testa di biomacchina. Va bene, mi posso ritenere soddisfatto. Andiamo all'obiettivo, vai che sta qua sopra. C'è gente. Umani. Accampamento resistenza. Sembra con le favelas. Dobbiamo parlare con il... Che cazzo. Allora ragazzi, questa è una bella citazione, perché quando il creatore di questo gioco, si chiama Taro, ha parlato di questo e altri suoi giochi, si è messo questa esattissima maschera e l'hanno messa nel gioco. Siete le unità Yora? Andate ad incontrare il nostro capo. Vabbè, bello sto fatto, bellissimo. Qui c'è una chest. La posso rubare? Sì. Aspetta, stronzo, che voglio prima rubare in giro. Recupero S. Non c'è nient'altro. Posso sedere? Sì, non ne vedo l'utilità, ma mi posso sedere. C'è altro da queste parti? Non credo. Qui c'è una macchina per il salvataggio. Ah, trasporto. Mi posso anche teletrasportare, quindi. Aspetta, salvataggio. Non si apre, va bene. Qui c'è un barbone e il capo. Tu sei numero 2. You know about 2B? Ci conosce. Sì, per il bunker mi aveva avvisato del vostro arrivo. Sono Anemone. Cazzo di nome è Anemone. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Va bene, dammi 3 miliardi di euro. Cosa devo fare ora? Ah, devo andare dal mendicante qua. Mercante addirittura. Accogliere nuovi clienti. Mercante di rifornimenti, proprio così. Va bene. Come posso esservi utile? Non lo so, acquista, voglio comprare... sacca. No, non me ne faccio un cazzo. Vabbè, l'unica cosa che mi manca, quindi sì. Potenziare il corpo? Temo di no. Va bene. Se vuoi progresso materiale, una gamba messa. Ah, quindi se gli portiamo dei materiali ci può fare dei chip che ci potenziano. Accetta. Questa è davvero. Allora, mi serve una molla rotta, un granaggio piccolo e un circuito rotto. Va bene. Ah, questa è una missione secondaria. E qui c'è mercante d'armi. Sentito cosa è successo? Vendo armi nel caso dovesse interessare. Che tipo di armi? Cimeli del vecchio mondo.
I miei attrezzi sono messi male al momento. Vabbè, che gli dobbiamo aggiustare la roba per farci vendere le armi. Aiutalo. Va bene, 4 gadget complessi potrebbero essere sufficienti. Le rovine della città, va bene. E qui la missione della tizia. Un casco antionde elettromagnetiche per alimentare le informazioni non necessarie. Cosa? Qualcosa ti preoccupa? Ah, questa è tipo una guida universale. Il gioco è troppo difficile, cosa? La telecamera mi dà la nausea, ma è impossibile. Parlando seriamente, ragazzi, per ora questa è la telecamera fatta meglio che io abbia mai visto in un videogioco. Fluidissima, si muove bene, non si incastra nelle mura. È perfetta la telecamera di questo gioco. Vabbè, dove devo andare? Vabbè, mi dice di seguire il pallino rosso. Addio. Proviamo a prendere qualcosa, magari riesco a fare una piccola missione, una missione secondaria. Allora, il modo di gioco è disegnato di cerchietti rossi, con d'accesso celati che possono essere utilizzati per sbloccare nuove informazioni sulla mappa e sbloccare aree di salvataggio. Va bene, quindi se vediamo un pallino rosso sulla mappa ricordiamo. Qui c'è un cerchietto rosso. Ah. Biomacchine ostili. C'è una mascia sto coso. Ma amori, no, l'ho schivato. Allora, prendiamo quest'altro. Cosa ci serve più? Questo qui. E altro? Quello. No, questo era il rame grezzo. Non mi sembra di vedere altro da... Ah, ecco. Va bene. Adesso li devo portare al mercante. Io direi, visto che là vedo un salvataggio, diciamo, ci andrei, però quest'albero mi tenta. Quindi andiamo prima sopra qui. Magari c'è qualcosa di figo. Non c'è nulla, letteralmente, però... Bello. Lì c'è una cist. Però non... mi sa che non posso andarci. Ci provo. Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta. Dammi tutto. Argento grezzo. Cazzo me ne devo fare. Però sto fatto che si può planare con il robottino. Ah, quindi è proprio un open world. Io mi aspettavo fosse tipo la demo, cioè tutto un corridoio dritto. Invece è proprio open world il gioco, bello. Ehi, dai, lo colpisci? Allora, da queste parti dovrebbe essere... Oh, che cazzo... Ah, giusto. È pieno di roba anche. Allora, altra cabina sbloccata. Salviamo di nuovo. Io direi di andare a portare i materiali al mercante. Così magari finiamo almeno una prima missione. Anche se proprio qua vicino sta la secondaria da cui prendere i materiali. Quindi io direi facciamolo un attimo sta cosa.
Oh cazzo, quello è bello grosso. Cosa devo prendere di preciso? Quello? Ferro grezzo. Aspetta, vediamo, missioni. Allora, missioni attive. Ingranaggio piccolo e circuito rotto. Va bene. Dove li prendo? Forse sono qui in giro, non lo so, controlliamo un po' meglio. Male che va, scasso un paio di sti cose. Vabbè, dai. Tu che mi sei. Oh no, lui c'è. Non penso che sia quello che ci serve. Infatti. Oh! Figlio di troia. Infatti. Dovevo uccidere sti cosi. Andiamocene, no? Oh, mercante d'armi. Va bene. Sti cazzi. Vabbè, adesso mi vendi anche armi. Sì, tu. Ti devo dare una ricompensa. Preparare materiale di potenziamento. Ehi, la faccio. 5.000 euro? Ottimo. Vuoi provarli? Ci puoi scommettere. Allora, qui posso fare delle armi nuove, però non non ho i soldi. E sono fighissime. Sono proprio belle. Vabbè, appena potremo acquistarli, acquisteremo. La madonna, gli raddoppio il danno in un altro posto, potenziamento. Io lo compro, vai. Mamma mia, ma potenziare le armi gli aumenta di un casino il danno. Mamma mia. Vabbè, appena ho i soldi, magari prendo qualche altro potenziamento. Questo qui in teoria dovrebbe darmi degli altri soldi. 3.000 soldi, non ci dice nulla di buono. Qualche materiale, un po' di esperienza e nient'altro. Io direi di andare di nuovo dal mercante delle armi, vedere se posso vendere qualcosa, tipo tutti questi materiali, che per il momento non me ne faccio nulla. Tipo l'ambra qua, che cazzo ne so, vendi. Alce, questi qua valgono un sacco. Vendi tutto, vai. Io direi acquista. Quella che fa più danno è questa. Però questa mi sa che è la più pesante anche. E mi dice combo leggera, penso che significa 2, e pesante 2. Quindi posso fare 2 attacchi concatenati con gli attacchi leggeri e 2 attacchi concatenati con gli attacchi pesanti. Questo qua invece 4 leggeri e 2 pesanti. Questo qua 5 leggeri e 2 pesanti. Sinceramente, allora, le prime due spade sono spade normali, invece quest'altro è uno spadone. Non ho idea di cosa cambi. Vabbè, probabilmente è più leggero e più forte, penso. Proviamolo, vai. Acquistiamolo. Sì, utilizziamo le armi acquistate. E io direi va bene. Non ci dice nulla di utile. Proviamo ad equipaggiare l'arma che abbiamo appena preso. Allora, patta virtuosa è quello che avevamo già. E questa la voglio equipaggiare. Ah, la posso equipaggiare anche solo come arma pesante.
E la madonna, pesantissima, però fa sicuramente un casino di danno. Vabbè, io direi di salvare e di terminare qui l'episodio. Quindi ragazzi, per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima.